Care amiche e cari amici del clan georgici, ben ritrovati anche oggi in vivaio. Ho fatto un giro fuori prima e mi sono accorto di questi stupendi anemoni coronaria fioriti e ho voluto parlarvene, anche perché parliamo sempre un po' poco delle perenni, ma rimedieremo, e quindi andiamo a conoscerlo subito dopo la sigla. Parlare di anemoni significa parlare di un genere molto vasto con più di 120 specie. Siamo all'interno della famiglia botanica delle ranuncolacee. Questa pianta perenne è un po' diciamo localizzata in tutto l'emisfero settentrionale, ma anche in quello meridionale del nostro pianeta. E come dicevo, ci sono diverse specie appartenenti al genere anemone. Oggi noi parliamo in particolare dell'anemone coronaria, sono questi che vedete qui insieme a me. Per inquadrare un pochino il tema degli anemoni, si è soliti dividerli in tre gruppi. Il primo racchiude tutte quelle specie a apparato radicale tuberoso o rizomatoso, sono specie soprattutto diffuse nelle zone alpine, nei boschi, nelle aree pastorali. C'è poi un secondo gruppo a cui vengono ricondotte tutte le specie con apparato radicale tuberoso, sono specie a fioritura primaverile, estiva, sono spontaneamente diffusi nel bacino del Mediterraneo, nell'Asia centrale, vogliono il più delle volte delle estati calde e asciutte, ma sono assolutamente compatibili con i climi della nostra penisola. C'è poi un terzo gruppo a cui appartengono degli anemoni, delle specie di anemone sempre perenni, erbacee, con apparato radicale fascicolato, fibroso, quindi non c'è un rizoma, un tubero, sono spontanee sempre nelle aree boschive umide. Presentano, oltre a una vegetazione un pochino più elevata rispetto a quelli che andremo ad analizzare oggi, coronaria, che appartengono invece al gruppo numero 2, quello che abbiamo citato prima. Qui abbiamo delle fioriture nel terzo gruppo, come dicevamo, un pochino più alte, tra gli 80 e i 150 cm di altezza, e le fioriture rispetto ai coronaria sono più ritardate, vanno verso la fine dell'estate, l'inizio dell'autunno. Lo cito questo terzo gruppo perché vi appartengono i miei anemoni preferiti, che sono gli upensis e gli ibrida. Ve ne parlerò magari quest'estate, sono molto carini anche quelli. L'anemone coronaria è una perenne con un portamento eretto, come vediamo. Gli steli stanno belli dritti, portano questi fiori che sicuramente sono un pochino il cuore dell'estetica di questa pianta. E hanno una fioritura, come dicevamo, anche piuttosto prolungata, fa tutta la primavera, si inoltra poi all'estate. Anche il fogliame a me è sempre piaciuto, c'è un po' di eterofillia, quindi le foglie basali hanno una forma, quelle caulinari, cioè che crescono sul fusto e nelle parti terminali dei germogli, sono un pochino più frastagliate, però guardate che anche la vegetazione secondo me è molto bella, molto leggera, molto luminosa, ma sicuramente è questo fiore che incanta. I colori spaziano a seconda delle cultivar, delle varietà, dal bianco al rosso a questo bellissimo viola della varietà Lord Lieutenant. Qua abbiamo invece il Governor, che ha questo bel colore rosso intenso. Le corolle possono essere più o meno semplici, qua nel Lord Lieutenant ne vediamo una molto complessa con diversi giri di corolla. È veramente veramente stupenda. Quando lavoriamo con le perenni, la cosa essenziale, oltre a sapere di che colore fanno il fiore, è capire anche un pochino l'altezza che la fioritura o la pianta nel suo complesso raggiunge, perché poi andiamo a disporle magari miste all'interno dell'aiola e giochiamo sia con l'avvicendarsi dei colori, delle fioriture, delle stagionalità, ma giochiamo anche con diversi livelli nella progettazione. E quindi è bene, che ne so, che l'anemone coronaria non finisca dietro a una pianta più alta che poi ne oscuri la vista. E quindi qua col fiore arriviamo sui 30-50 cm di altezza dal suolo. La pianta, come vedete, ha un'espansione che va intorno ai 40 centimetri, stando abbondanti, e questo vi può dare un'idea un attimino di come utilizzarle, di come collocarle all'interno dell'aiola. Oltre all'utilizzo in aiola, a mio modo di vedere, è anche una pianta che
sta molto bene in fioriera, sta molto bene anche in un vaso lì da sola, esprime molto bene la sua estetica anche come esemplare isolato. Tra l'altro le perenni hanno il grande vantaggio di non essere molto complicate da gestire, sono molto molto facili come piante, e di conseguenza se volete qualcosa a sbatta zero che vi dia un po' un punto di colore in questi mesi, anche appena fuori dal portoncino eccetera, pensate all'anemone coronaria come una possibile soluzione. A livello di temperature, come la maggior parte delle piante perenni di cui parliamo solitamente, non abbiamo dei grandi problemi, perché nella stagione sfavorevole le perenni, ormai abbiamo imparato a conoscerle, vanno a riposo vegetativo, e quindi una pianta che inizia a fare le foglie e a fare i fiori con l'arrivo del caldo, della bella stagione, della primavera, fa tutto il suo ciclo vegetativo fino al termine dell'autunno, e poi la vedremo perdere totalmente o in buona parte la sua vegetazione. Questo dipende anche un pochino da quanto emite l'inverno dove abitiamo, e quindi poi questa fase di riposo vegetativo la pianta dissecca quasi completamente o completamente, come dicevamo, e va a riposo, sverna a livello ipogeo, quindi una parola che significa sotto il livello del suolo, nel suo tubero. È questo proprio un organo di protezione dalle condizioni avverse che caratterizza la maggior parte delle perenni. Quindi non vi preoccupate, anche se andiamo ad utilizzarla in zone con un inverno un pochino rigido, dove le temperature vanno sui meno 5, meno 10 gradi, anche qualcosa di meno, non fa nulla. La pianta, come dicevo, si conserva a livello sotterraneo. Sicuramente una buona cosa da fare è mettere una pacciamatura asciutta fatta con delle foglie, dello sfalcio d'erba eccetera durante l'inverno sulla superficie del terreno, in modo da fare un po' di copertina al tubero della pianta. Possiamo posizionare l'anemone coronaria in una zona di pieno sole, e il posto ideale, quindi piena luce. Ovviamente sono piante che si adattano benissimo anche alla mezz'ombra. Una piccola parentesi sull'esposizione delle piante da pieno sole: una pianta che richiede pieno sole può vivere tranquillamente anche in mezz'ombra, quindi se avete un angolino che magari non è proprio in luce piena, magari lo è in alcune ore della giornata solamente, non vi preoccupate, cioè le piante da pieno sole vanno sempre sempre bene anche a mezz'ombra. Magari sono un po' meno prolifiche a livello di fioriture, ma non è vero invece il contrario, cioè una pianta che è prescritta per luce schermata, per mezz'ombra, magari è perché in piena luce può bruciare le foglie perché ha una vegetazione un po' delicata. Ma quando siete di fronte a una pianta che è per esposizione pieno sole, tranquilli, potete utilizzarla anche a mezz'ombra. Per quanto riguarda le bagnature, normalmente avendole in aiola saranno probabilmente irrigate con un impianto di irrigazione automatico, oppure potete provvedere voi a mano. Come regolarvi con le bagnature non è che dobbiamo far particolare attenzione, l'ideale è che ci sia sempre un pochino di umidità del terreno o che non stia troppo asciutto il terreno durante la stagione di vegetazione e di fioritura, quindi quando vedete dall'inizio della primavera fino all'autunno che la pianta sta lavorando, ha bisogno che ci sia sempre a disposizione un pochino di acqua. Anche qua, attenzione, è una pianta che risente un pochino del ristagno idrico e soffre, soprattutto perché questo tubero con umidità persistente può andare a marcescenza. Il mio consiglio è quello di sospendere poi le bagnature per tutto l'inverno, quindi quando la vegetazione è disseccata smettete pure di bagnare la pianta, non servirà più acqua. A livello di substrato, l'anemone coronaria non è particolarmente esigente, si adatta bene in un range di pH classico, dal subacido all'alcalino. Vi raccomando ancora una volta che il substrato sia drenante, quindi se avete della terra in giardino che è un po' pesantina, vedete che si fanno le pozzanghere, non asciugano mai, mescolate un pochino di materiale grossolano, di sabbia, di ghiaietto, cercate di alleggerire il più possibile il terreno. Substrato ideale, quindi, dato il problema del ristagno idrico, è un terreno sciolto, sabbioso, è il massimo per questa pianta. Come sempre, la parte di nutrizione delle piante è fondamentale, l'abbiamo visto anche in uno dei nostri ultimi video. Anche l'anemone dà il meglio di sé quando è regolarmente concimato. Indispensabili, a mio modo di vedere, sono
le concimazioni da marzo fino a ottobre-novembre, quindi durante tutto il periodo di vegetazione dell'anemone. Potete utilizzare in aiola un concime granulare, viene molto comodo perché poi si discioglie con l'umidità del terreno, anche se avete un impianto di irrigazione automatico va bene. Si possono utilizzare dei concimi per arbusti da fiore, per piante erbacee da fiore, vanno benissimo. L'importante è che abbiano un set di elementi abbastanza completo. In particolare utilizza molto azoto nei momenti di vegetazione e fosforo potassio sono molto importanti per garantire delle fioriture prolungate con dei colori belli sgargianti come quelli che vediamo qua. Potete propagare l'anemone coronaria o per via sessuata, quindi utilizzando i semi. Quando il fiore vedete che sfiorisce, si secca, potete raccogliere i semi che ne derivano e seminarli alla fine dell'inverno. Altro modo, a mio avviso un pochino più veloce, quando il volume della vostra pianta è abbastanza consistente come in questo caso, potete fare la divisione dei cespi qua in primavera, quindi svasate il vostro anemone e ripartite la zolla in più piante. Questo è un ottimo modo, molto rapido, per propagare l'anemone coronaria e inoltre vi dà già una pianta bella sviluppata. È un metodo ovviamente di riproduzione agamica, però rispetto al seme dovete pazientare meno per vedere una pianta pronta a fiorire. A livello di parassiti ve ne cito due. Io sotto qua vi lascio poi il link all'articolo che abbiamo scritto nel nostro blog, trovate qualche informazione in più rispetto a quella che vi sto dando adesso, però sicuramente volevo citare il mal bianco, l'oidio, come parassita fungineo. Lo vedete quando arriva sulle foglie, soprattutto nelle stagioni della primavera inoltrata, quando c'è un po' quella combinazione caldo-umido e i funghi fanno un po' festa. Potete tranquillamente controllarlo con un prodotto fungicida, ve ne indicherò diversi qua sotto nel post. L'altra minaccia un pochino per l'anemone è che queste belle foglioline tenerine sono hanno una grande attrattiva per lumache, limacce eccetera, quindi se vedete che qualche mollusco vi sta decimando la vegetazione dei vostri anemoni potete utilizzare un lumachicida nell'intorno. Tra l'altro ultimamente stiamo proponendo anche molto bene la polvere di roccia per controllare le limacce. Rispetto ai prodotti che c'erano in precedenza di tipo chimico sono molto meno tossiche, anzi non ha tossicità. Questa polvere di roccia era studiato come prodotto proprio per evitare che si avvelenassero gli animali domestici, cani, gatti che vanno a mangiare questi granelli di prodotto chimico e si avvelenano. La potatura di queste perenni erbacee ovviamente non è una vera e propria potatura, però due cose ve le dico. La prima è: tagliate lo sfiorito alla base, cioè quando questo fiore avrà terminato la sua opera e quindi sarà stato impollinato, vedrete che inizierà a sfiorire, a perdere i suoi petali, poi come anticipavo prima lentamente si crea un frutto che va a seccare, il frutto ovviamente contenente i semi. Se non dovete raccogliere i semi, quando il fiore inizia a perdere i petali, potete scendere sullo stelo e mozzare alla base. Questo evita alla pianta di investire energie nella produzione del frutto e dei semi che a voi non interessano. Di conseguenza potete eliminarlo. La pianta convoglia quelle energie nelle nuove fioriture e nella nuova vegetazione. E questo che vi ho appena detto va bene durante tutta la stagione primaverile, estiva, inizio autunno, insomma quando la pianta sta ancora lavorando. Poi a un certo punto, come anticipavamo, da brava perenne, lei all'arrivo del freddo inizierà a disseccare e tenderà a spogliarsi completamente. In quel caso lì quello che consiglio è dare una tagliata a zero alla vegetazione, proprio anche appena sopra il piano di campagna, il livello del suolo. Non vi preoccupate, vedrete che poi alla primavera la pianta si rigenera completamente da zero, aumentando ovviamente un pochino le sue dimensioni di anno in anno. A questo proposito, sulle perenni, diciamo che abbiamo tutti i mesi dell'inverno per operare questo taglio a zero e qua ci sono diverse scuole di pensiero. C'è chi vuole non vedere mai una puntina di secco nel giardino neanche d'inverno, che appena l'anemone comincia ad andare a riposo, lo trancia a zero. Personalmente
con le perenni, ma anche con le graminacee, c'è un bellissimo modo di gestirle anche durante l'inverno, che prevede di lasciarle un pochino a se stesse. Queste piante hanno un ottimo valore coreografico anche con il freddo, anche quando sono disseccate si imperlano un pochino di brina, fanno questi steli con sopra i frutticini, lo sfiorito. Insomma, hanno secondo me un ottimo valore anche in inverno. E quindi cosa faccio io? Quest'opera di ranzata a zero la pospongo alla fine dell'inverno, all'inizio della primavera, appena prima che la pianta ricominci di nuovo a vegetare. A livello di tossicità è una pianta che non vi consiglio di mangiare, contiene alcaloidi, saponine, ranuncoline, insomma un sacco di molecole che hanno una certa tossicità e quindi vanno benissimo come ornamentali, non vi preoccupate, io le ho in giardino, ho anch'io il cane, non gli è mai successo niente, però evitate, ecco, magari se vedete i bambini che vanno a mangiarci le foglie, cercate di fermarli subito prima che si consumi il dramma, hanno, ripeto, una certa tossicità. Bene, abbiamo conosciuto una nuova perenne, molto molto bella a mio modo di vedere, spero che queste informazioni vi siano state utili per conoscere o per approfondire la conoscenza dell'anemone coronaria. Nel post che citavo prima c'è anche una parte finale dove ho voluto dedicare un pochino di spazio anche all'etimologia del nome anemone e ho riportato anche un bellissimo passo delle Metamorfosi di Ovidio, un grande scritto della letteratura classica dove proprio si parla di questa pianta. Dateci un occhio. Ovviamente gli anemone coronaria, un sacco di altri anemoni e migliaia di varietà di piante e di prodotti per la loro cura, come sempre, sono sul nostro shop online venditapianteonline.it. Se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un mi piace e mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Io dal vivaio per il momento vi saluto, Clan Georgici, ci vediamo la prossima settimana e vai col nostro hashtag, sempre lo stesso, Make the Jungle!